come ricetta faremo il classico dei dolci, il tiramisù. Per questa ricetta abbiamo bisogno di caffè con masala zuccherato, 150 g di zucchero, biscotti savoiardi, mezzo chilo di mascarpone e 6 uova che noi abbiamo già provveduto a separare i tuorli dagli albumi. Allora, montiamo gli albumi per circa 5-10 minuti. Per essere sicuri che siano montati, dovrebbero rimanere attaccati alla pentola, alla padella, diciamo, una volta che li girate sotto sopra. Mettiamo bene le fruste e li spostiamo in un'altra terrina abbastanza voluminosa, in modo che rimangano. Nel frattempo, poi mettete sulla stessa terrena, senza occorrere sporcare un'altra, potete mettere i tuorli e lo zucchero assieme. Attenzione, fate sempre l'operazione in questo senso, cioè prima gli albumi e poi i tuorli, non fate mai il contrario sulla stessa terrena, altrimenti gli albumi non vi monteranno così. Mettete tutto sulla planetaria e accendete. Bene, allora, quando abbiamo i tuorli ben montati, belli bianchi e spumosi, ci aggiungeremo il mascarpone. Qua. Che proveremo a incorporare. Avremo così una bella crema soffice montata al mascarpone, però dobbiamo aggiungere ovviamente i nostri albumi. Allora, gli albumi vanno aggiunti così, si mettono all'interno della nostra crema al mascarpone e incorporati così, si dice, dal basso verso l'alto, in questa maniera, senza buttarli dentro tutti e mescolare con troppo vigore, diciamo, va mescolati con una certa delicatezza, così, in modo che la nostra crema mascarpone possa rimanere bella soffice, però montata, che non ci venga fuori liquida. Facciamo un altro strato, sempre con i savoiardi, sopra la crema già esistente. E mettiamo un altro strato di crema.
Finito così, lo spolverizziamo con del cacao amaro. Se è possibile, è sempre meglio prepararlo il giorno prima, o almeno la mattina per la sera, in modo che i biscotti abbiano modo di assorbire la crema.